Allora, Giorgio, nell'effettuare questi allenamenti in sicurezza e a distanza avete adottato questo calcio tennis dove te sei ritornato a giocare, insomma. Sì, dai, oggi ci eravamo promessi una sfida con i ragazzi a calcio tennis, tra l'altro insieme alla categoria 2005. Ecco, quindi per cercare un attimino di vivere questo periodo delicato in maniera divertente, stando insieme, facendo cose che magari ci stimolano sempre di più. Anche perché è un momento difficile, però voi ci state riuscendo nel tenere, come dire, i vari gruppi uniti insieme a quell'attaccamento alla maglia, Ma insomma. guarda, noi praticamente Antonio non ci siamo mai fermati tranne quelle 2 settimane a novembre. Questa cosa ci ha fatto molto piacere e come ti ho già detto anticipatamente un po' di tempo fa, ci teniamo a ringraziare tutte le famiglie perché stiamo avendo un riscontro bellissimo sia appunto dalle famiglie sia dai bambini stessi. I gruppi sono numerosi, ci sono pochissime assenze, quindi noi siamo veramente contenti. Comunque meritate tanta stima e tanta fiducia, perché diciamo svolgere il lavoro che fate voi, se non c'è la passione, non si fa. Sì, e in questo momento ancora di più, perché Ancora di magari è più, un credo. periodo, ecco, come sappiamo, molto delicato. Noi, ecco, il nostro obiettivo lo era anche prima, ma ora è quello di più di stare vicino ai ragazzi in questo momento delicato, di dargli la possibilità comunque di venire al campo a passare 3 o 4, 5 ore a settimana spensierati, non stando a pensare a tutto quello E che avere succede purtroppo l'opportunità fuori. di socializzare, Esatto, sì, di l'obiettivo è. continuare, perché poi per loro questa è un'età particolare. È un'età particolare, sicuramente questi 2 anni così gli hanno voluto dire, però ecco, c'è anche da dire questo, che comunque l'attività non si è mai smessa, cioè abbiamo sempre cercato di fare cose che per la loro formazione calcistica umana Giusto, in pieno non. rispetto del protocollo. Cioè, chiaramente rispettando i protocolli, però anche rispettando i protocolli sono convinto che comunque si possa ancora insegnare, ecco, Certo, non. certo, certo. Quindi. Ma poi con l'entusiasmo che ci metti tu. No, l'entusiasmo sì, però sai, il mio entusiasmo comunque va di pari passo a quello che danno i ragazzi. A me i ragazzi mi danno tantissimo, quindi è giusto che io li ripaghi con lo stesso entusiasmo che loro trasmettono a me. Quello che ci dobbiamo augurare è che tutto andrà bene, che presto ritorneremo a trovarci dopo una partita, dopo aver sudato la maglia Ora di la partita è gioco. un sogno. Io dico sempre, lo dico anche ai ragazzi, su questo l'hanno percepito bene, che già andare al campo 3 volte a settimana e stando insieme, secondo me, è già un obiettivo che si è raggiunto che è importante. Poi è chiaro che si spera tutti di tornare alla normalità il prima possibile. E auguriamoci che tutto si risolva presto. Io ti ringrazio Grazie e ti a te, Antonio. auguro buon lavoro. Grazie.